Il mondo saprà meno di quello che sta succedendo a Gaza a causa di quello che è successo oggi. Gary Prout, presidente e CEO di Associated Press, ha così commentato l'attacco di Israele avvenuto sabato 15 maggio, che ha distrutto l'edificio che a Gaza ospitava la stampa estera, tra cui le sedi di Associated Press e di Al Jazeera. Nella notte fra il 16 e il 17 maggio si è assistito al lancio da parte delle forze aeree israeliane di mezza tonnellata di ordigni esplosivi su Gaza. Come ritorsione, Hamas ha lanciato diverse salve di missili verso Tel Aviv, alcuni dei quali sono andati a segno. 220 i morti dell'aggressione israeliana ai palestinesi in una settimana. I feriti almeno 1.500, lo sostiene il Ministero della Sanità dell'Autorità Nazionale Palestinese, citato dall'agenzia WAFA, che unisce le vittime di Gaza con quelle dei territori palestinesi e di Gerusalemme Est. Per colpire meglio, l'esercito israeliano utilizza munizioni al fosforo bianco, lo ammette lo stesso esercito nelle stories di Instagram, nuovo veloce metodo di comunicazione che abbatte le frontiere senza neanche colpire un palazzo. Le bombe al fosforo, spiega l'esercito su Instagram, vengono utilizzate per segnalare la posizione degli obiettivi. Non sono esplosivi, ma illuminano l'area e rendono più facile il riconoscimento dei bersagli agli infrarossi dei caccia. Poche ore fa 110 bombe a guida laser da 500 kg l'una sono state sganciate in 20 minuti su molteplici obiettivi di Hamas in tutta la striscia di Gaza. Sono stati colpiti tunnel, depositi, centri operativi e attrezzatura che stava venendo posizionata per compiere nuovi attacchi. Nell'operazione sono stati utilizzati 54 caccia, principalmente F-16, F-15 ed F-35. Distrutti i siti di accesso ai tunnel di Hamas costruiti sotto Gaza. Colpiti i depositi e le sale operative con al loro interno bombe antibunker perforanti. Israele ha svolto anche attacchi su strade e incroci in tutta la striscia di Gaza meridionale, utilizzando anche GBU-28, bombe antibunker da 2.268 kg. Frane sono presenti su molte strade e il traffico di veicoli nel sud della striscia di Gaza è completamente immobilizzato. Mentre i caccia israeliani hanno colpito anche il quartier generale dell'intelligence di Hamas e il Ministero della Sicurezza Interna, raso al suolo il litorale di Gaza, con resort, lidi, spiagge. Nessun ospedale civile viene risparmiato, rei di fare da scudo. Il Comitato di Sicurezza israeliano, riunitosi nel quartier generale dell'esercito, ha approvato la seconda fase dell'operazione, Guardiano delle Mura, e ha dichiarato che non è stata presa in considerazione l'ipotesi di un cessate il fuoco. In appoggio, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la vendita di armi a Israele per un importo di 735 milioni di dollari. Sul fronte internazionale, l'ONU è in stallo. Domenica 16 maggio si è riunito il Consiglio di sicurezza, da cui è partito un appello per un cessate il fuoco ribadito dai leader dei paesi arabi aderenti all'Organizzazione di Cooperazione Islamica. L'appello è stato subito bloccato da Washington, mentre il governo della Repubblica Popolare Cinese si è reso disponibile a tenere una conferenza di pace fra Hamas e Israele. Gli Stati Uniti avevano già bloccato durante la settimana scorsa due mozioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ostacolando l'iniziativa di pace portata avanti da Cina, Norvegia e Tunisia. Per liquidare i popoli si comincia col privarli della memoria. Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. Qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo incomincia lentamente a dimenticare quello che è stato e il mondo intorno a lui lo dimentica ancora più in fretta, scriveva Milan Kundera, descrivendo quello che ora sta avvenendo, il genocidio del popolo palestinese, dinanzi al silenzio del mondo, occupato a giocare con microbi e DNA. Continua il traffico di navi militari occidentali nel Mar Nero, zona di forte tensione geopolitica tra Mosca e Kiev. Gli Stati Uniti e i suoi alleati sostengono il governo ucraino e ormai da mesi hanno incrementato la loro presenza nelle acque della regione. L'ultima imbarcazione a portarsi a ridosso dei confini russi è la nave di pattugliamento britannica Trent, i cui movimenti sono sotto la lente di ingrandimento delle forze armate controllate da Mosca. La settimana scorsa anche un mezzo francese, il Commandant Biro, era entrato nel Mar Nero pochi giorni prima che la nave
nave americana Hamilton abbandonasse quelle stesse acque dove aveva svolto esercitazioni militari al largo delle coste della Georgia e dell'Ucraina. Mosca ha più volte denunciato questa continua sfilata di imbarcazioni occidentali di fronte alle proprie frontiere, quasi una staffetta in cui i paesi della NATO si danno il cambio per non lasciare mai incustodita la zona. Un andirivieni necessario per aggirare la Convenzione di Montreux, che impone una permanenza nel Mar Nero non superiore alle 3 settimane alle navi militari straniere. L'Alleanza Atlantica giustifica le manovre militari con l'obiettivo di contenere il cosiddetto espansionismo russo, ma dal Cremlino rispondono che la vera minaccia per la pace nella regione sono proprio i paesi che spingono i loro mezzi in acque che non sono di loro competenza. Secondo il presidente Vladimir Putin, l'Ucraina, manipolata dall'Occidente, sta per essere trasformata definitivamente in una sorta di paese anti-Russia e dunque sta diventando un serio rischio per Mosca, che ha costantemente bisogno di affrontare le questioni che riguardano la sua sicurezza nazionale. Il presidente della Federazione Russa, parlando venerdì 14 maggio al Consiglio di Sicurezza della Nazione, ha anche sottolineato come l'odierna repressione dell'Ucraina contro i politici dell'opposizione significhi che una soluzione pacifica ai disordini nel Donbass sta diventando sempre più improbabile. Viste le minacce che ci sono intorno a noi, la nostra risposta sarà adeguata e tempestiva, ha precisato Putin. Nei giorni scorsi il leader dell'opposizione ucraina, Viktor Medvedchuk, è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di tradimento insieme al suo collaboratore Taras Kozak. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che Mosca non vuole in alcun modo interferire nelle questioni interne dell'Ucraina, ma è di una caccia alle streghe che stiamo parlando. Voltarsi dall'altra parte quando il governo fa tabula rasa dell'opposizione è la conferma del doppio metro di misura adoperato dall'Occidente, ha spiegato Dmitry Polyansky, capo della delegazione russa alle Nazioni Unite, che ha aggiunto, lapidario, che tutto questo è ben lontano dalla democrazia, ma è quanto ci si poteva aspettare da chi mette a tacere ogni forma di dissenso. Prosegue il braccio di ferro tra Federazione Russa, Stati Uniti e Unione Europea sul fronte diplomatico. Mosca ha dichiarato che l'elenco di paesi ostili potrebbe essere ampliato. La lista, che include anche Stati Uniti e Repubblica Ceca, è stata redatta direttamente dal presidente Vladimir Putin nel mese di aprile e prevede una serie di limitazioni alle missioni diplomatiche e ai consolati, anche a livello economico. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha garantito che l'elenco non resterà un documento morto e che sarà rivisto nel tempo, man mano che i rapporti con gli stati interessati cambieranno. Sono decine i cittadini europei trattenuti nelle ultime settimane in centri di immigrazione del Regno Unito prima che possano fare rientro nei loro paesi di origine. Se il Brexit ha ristretto la possibilità di circolare liberamente sul territorio britannico da parte di persone con passaporto comunitario, le misure restrittive anti-Covid hanno fatto il resto, costringendo sempre più viaggiatori all'isolamento non appena atterrati a Londra. Sono infatti sempre di più i casi di cittadini europei che al loro arrivo in aeroporto vengono trattenuti dalle autorità locali prima di essere trasferiti strutture apposite, dove poi rimangono per diversi giorni, a volte senza neanche avere accesso ai propri bagagli. Non posso dire che mi abbiano trattato male, riferisce al quotidiano spagnolo El País una ragazza di 25 anni che preferisce rimanere anonima. Siccome hanno detto che dovevano isolarmi, mi è stata assegnata una stanza singola, però mi sentivo molto confusa perché nessuno mi spiegava cosa stesse succedendo. The Free Million, organizzazione che difende gli interessi dei cittadini europei nel Regno Unito, ha denunciato la prassi seguita dalle autorità britanniche. Stanno togliendo la libertà a decine di persone, il panorama è preoccupante, hanno affermato i responsabili dell'associazione, che considerano decisamente sproporzionate le misure messe in atto. Perché infatti non far tornare subito indietro i cittadini europei non in regola, invece di trattenerli contro la loro volontà in strutture circondate da sbarre e filo spinato? Nel 2020 gli interventi oncologici hanno subito un drastico calo che in Italia per alcune patologie ha superato il 99% rispetto all'anno precedente. È questo il duro bilancio presentato dalla FAVO, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, in occasione della 16ª Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Complessivamente, come evidenziato da uno studio dell'Università Cattolica, sono stati rinviati oltre 1 milione di operazioni chirurgiche, che includono il 99% di interventi per tumori alla mammella, un 99,5% di
di quelli per cancro alla prostata e un 74,4% al colon retto. Lo studio ha rilevato inoltre che il 20% dei decessi per Covid-19 ha riguardato proprio malati oncologici. Le lacune inerenti alle cure per le malattie tumorali non riguardano però solo l'Italia. In Canada il cancro, che da sempre costituisce una delle principali cause di morte, durante il 2020 ha registrato un forte calo delle nuove diagnosi. Secondo il Canadian Institute for Health Information, da marzo a giugno 2020 gli interventi chirurgici contro il cancro sono diminuiti del 20% in tutto il Canada, con punte del 60%. Successivamente, sebbene si noti un aumento del 6% a settimana, non sono mai stati raggiunti i numeri pre-pandemia. Inoltre, un recente studio del JAMA Oncology ha stimato che le diagnosi per il cancro rimandate nel 2020 negli Stati Uniti sarebbero quasi 10 milioni. Il rapporto ha esaminato i tre tumori per i quali gli screening precoci sono fondamentali: mammella, colon retto e prostata. Tutti e tre sono diminuiti drasticamente, ma il più significativo è stato un calo del 90% per quello al seno. Nell'era della nuova normalità, la spasmodica propaganda planetaria vaccinale dà luogo a iniziative sempre più stravaganti e bizzarre. Dopo le offerte in denaro come incentivo ai cittadini statunitensi, inclusa la birra gratis per i giovani inoculati, ha destato stupore la recente conferenza stampa del sindaco di New York, Bill de Blasio, apparso davanti alle telecamere per pubblicizzare l'iniziativa di una nota catena di fast food che, in collaborazione con il comune newyorkese, offrirà una porzione di patatine fritte ai vaccinati che ordineranno un panino. De Blasio, ingurgitando in diretta entrambi i cibi, ha considerato la vaccinazione un ottimo affare. Sempre negli Stati Uniti, l'amministrazione Biden di recente ha reso noto una nuova partnership con le piattaforme di trasporto privato Uber e Lyft per offrire corse gratuite a chiunque si rechi presso un centro vaccinale. Ma anche in Italia non siamo da meno e di pochi giorni la proposta di un'azienda partecipata del comune di Torino, che gestisce i cimiteri, di poter attivare un punto di vaccinazione all'interno del noto cimitero monumentale. In Toscana invece il presidente della regione, Eugenio Giani, ha annunciato trionfante su Facebook la possibilità per coloro che si vaccineranno al Nelson Mandela Forum di Firenze di suonare un pianoforte. Gli utenti della nuova normalità hanno salutato con favore l'iniziativa, a parte qualcuno che si è posto il problema della sanificazione dello strumento, ma Gianni ha subito rassicurato i suoi ipocondriaci followers, precisando con un commento che il pianoforte sarebbe stato sanificato ad ogni cambio di persona. I bambini danesi potrebbero presto avere la possibilità di cambiare sesso all'età di 10 anni. Questa è la proposta sul tavolo del governo socialdemocratico deciso a combattere in questo modo la disforia di genere, ovvero la condizione di chi non si sente a suo agio col sesso che gli è stato assegnato alla nascita. L'idea nasce dal Consiglio di Etica della Danimarca, che ha raccomandato all'esecutivo di concedere ai bambini tra i 10 e i 12 anni l'opportunità di modificare legalmente la loro condizione. Mentre nei bambini più piccoli la percezione del genere è più flessibile e ambigua, a quest'età il più delle volte si ha già un'idea chiara del sesso a cui si appartiene, ha dichiarato recentemente la presidente dell'associazione Anne-Marie Axo Gerdes. È a quest'età che inizia il trattamento dei bambini transgender che vogliono cambiare sesso, ha aggiunto la dottoressa, per poi puntualizzare. Ovviamente non possiamo essere sicuri al 100% che questa sia l'età giusta, ma abbiamo consultato molti esperti e questa opzione ci sembra ragionevole. In diversi paesi, tra cui Svezia e Finlandia, è stato lanciato l'allarme per un aumento del numero di adolescenti sottoposti a procedure di riassegnazione di genere che si sono poi pentiti della loro decisione e si vedono costretti ad affrontare per tutta la vita gli effetti irreversibili delle operazioni a cui si sono sottoposti. Per ora il governo danese si è impegnato ad abbassare l'età legale per cambiare sesso ai 18 anni. La volontà è quella di prendere in considerazione la raccomandazione del Consiglio di Etica, organismo nato proprio per fornire alle istituzioni danesi consulenza su questioni mediche che possano sollevare problemi etici. Alghe e vermi potrebbero raggiungere le tavole di moltissime persone nel prossimo futuro. Lo rivela uno studio della rivista Nature Food condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge, che hanno analizzato i potenziali approcci per migliorare la sostenibilità alimentare in un'ottica di cambiamento climatico. Secondo il rapporto, aumentando la disponibilità di spirulina, clorella, larve di insetti, microproteine e alghe, si potrebbe diminuire significativamente la malnutrizione, aumentare la sostenibilità e l'adattabilità del comparto di produzione del cibo. Alimenti come alghe, mosche o vermi, sostiene il ricercatore Asaf Zachor, hanno il potenziale per fornire una nutrizione sana.
Secondo gli autori del rapporto, un nuovo sistema alimentare potrebbe agevolare la riduzione della crescente frequenza di incendi ed episodi di siccità nel Nord America, di focolai di peste suina in varie parti del mondo e di sciami di locuste nel deserto dell'Africa orientale. Le potenziali titubanze sul consumo di questi alimenti sarebbero superabili, dicono gli esperti, tramite l'uso delle pietanze come ingrediente piuttosto che come piatto principale. Pasta, hamburger o barrette energetiche potrebbero ad esempio contenere larve di insetti o alghe. Diversificare le nostre abitudini a tavola, hanno concluso gli scienziati, sarà importante per raggiungere la sicurezza alimentare di tutti. Ma di questo il bel paese ancora non ne è certo. In seguito alla vicenda della mastodontica nave porta containers Ever Given, rimasta per una settimana incagliata sul fondale del canale di Suez con conseguenti problemi al traffico marittimo mondiale, le autorità egiziane hanno deciso di iniziare i lavori di allargamento e manutenzione della parte meridionale del corso d'acqua con il fine di potenziare l'efficienza del naviglio e ridurre il tempo del transito delle navi. Completato il primo allargamento, i lavori proseguiranno per estendere la navigazione di ulteriori 30 km nel territorio meridionale. La Ever Given, di proprietà giapponese ma battente bandiera panamense, aveva bloccato il canale il 23 marzo e dopo essere stata disincagliata si trova tutt'oggi nel grande lago artificiale, data la disputa economica tra armatori e autorità del canale che pretendono un risarcimento danni pari a 915 milioni di dollari. La Francia cerca di capire che direzione prenderà il paese alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Secondo i sondaggi realizzati a metà aprile da Ipsos, nel più che probabile caso in cui Marine Le Pen arrivasse al ballottaggio, la leader del Rassemblement National si porterebbe a casa almeno il 60% dei voti dei membri delle forze dell'ordine del paese transalpino. Il campione preso in considerazione comprende poliziotti e militari sia in attivo sia in pensione. I risultati del sondaggio si conoscono dopo i ripetuti appelli lanciati dal mondo militare al governo. L'esercito infatti ha recentemente avvertito le autorità circa l'eventualità di un conflitto civile a causa di diversi fattori che starebbero disintegrando la società francese, primo fra tutti la scarsa integrazione delle comunità di immigrati. Una situazione che, secondo i ranghi dell'esercito francese, sempre più cittadini percepirebbero come una bomba ad orologeria che prima o poi parrebbe destinata a scoppiare.